sono il direttore nonché presidente dell'associazione Simmetria, che come costola ha le edizioni Simmetria, che è questa roba che sta qui dietro. Ci abbiamo una serie di testi dedicati principalmente alla storia di Roma, all'ermetismo, all'alchimia, sempre condotti in una chiave molto scientifica, quindi diciamo non New Age, e con un particolare interesse verso la geometria sacra, il pitagorismo e così via. Siamo nati più o meno nel 99 come casa editrice, ci siamo particolarmente attrezzati e concentrati sulla parte diciamo relativa alla scienza arcaica e quindi sulla geometria sacra e così via. Libri di punta ce ne sono diversi, diciamo tra questi citerei Ritmi e Riti, che è uno dei nostri elementi di base fondamentali, uno dei libri che tira di più ormai da più anni, è nato insieme alla casa editrice e seguito a vendere, e poi i settori dedicati all'ordinamento dei cammini spirituali, che riteniamo che in questo periodo ci sia una grande confusione, per cui cerchiamo di fare riferimento a quelle che sono le tradizioni, le antiche tradizioni, soprattutto del nostro Occidente. Progetti per il futuro: mantenerci come stiamo, restare piccoli, restare riservati, restare nel nostro angolo, nella nostra nicchia, perché basta e avanza.